Benvenuti a TG Sa di martedì 13 marzo. Baronissi, una struttura per l'ascolto di minori vittime di abusi sessuali. Parte il progetto Mai Più, un'equipe di esperti a tutela dell'infanzia violata. Vittime e carnefici saranno seduti in stanze comunicanti, separate soltanto da uno specchio semiriflettente come quello usato dalle forze dell'ordine per gli interrogatori. Nascondeva il crack in bocca, arrestato 19enne di Nocera Inferiore. Il giovane è stato pizzicato ieri dai carabinieri mentre nascondeva sotto la propria autovettura alcuni involucri, contenenti probabilmente droga. Fermato dalle forze dell'ordine, gli venivano fatti espellere dalla bocca tre palline della sostanza stupefacente. Battipaglia, arrestato per stalking. RP, operaio di 40 anni, secondo gli inquirenti avrebbe pedinato, minacciato ed ingiuriato telefonicamente l'ex moglie. Si trova ora agli arresti domiciliari. Il modello Salerno, giovedì a 1 mattina, storie vere. In diretta su Rai 1, dalle 10 alle 11, negli studi di Rai di Saxa Rubra, saranno presenti una casalinga salernitana, un tecnico del comune di Salerno ed il direttore del settore ambiente e mobilità urbana, insieme ad una casalinga e un tecnico di Varese, dove Salerno è stata presa come esempio. Il consigliere di Battipaglia, Corrado, nuovo presidente regionale di Alleanza di Centro. È un onore per me ricevere la nomina di presidente regionale. Spero di poter dare un contributo positivo alla crescita del partito in Campania, cercando di coinvolgere persone pulite con alti valori morali, commenta Ivan Corrado. La destra, Musto, sicurezza a Salerno, la gente non sta più tranquilla. La città teme furti, risse, incendi e rapine. Non riesco a capire con quale coraggio il nostro primo cittadino continua a definirla una vera oasi di pace e tranquillità, quando poi, per la sicurezza, questo comune invece investe poco e niente, commenta il commissario provinciale del partito. Rari Nantes Arechi, vincono Serie C, Under 15 e 17. La gara della prima squadra contro la Blue System Bellizzi ha evidenziato la netta superiorità dei salernitani. 14-6 il risultato finale. Gli Under 17 hanno vinto a Santa Maria Capua Vetere con il Volturno per 18-10. Ieri invece la formazione Under 15 ha battuto 8-5 il Cava Sport. Basket Bellizzi. Battuta Caserta e archiviati playoff. Con la vittoria per 82-54, il primo obiettivo è stato raggiunto a 6 giornate dalla fine. Ma la prima posizione in classifica con la promozione diretta è ancora l'interesse primario. Difficile sia per il basket Bellizzi che per il Volla, ma pienamente alla portata. Tributo ai nomadi al Bar Capri. Domani a partire dalle 22 nel noto bar battipagliese I Senza Patria in concerto. Al pubblico verrà proposto un repertorio che ripercorrerà la carriera della storica formazione. Per approfondimenti ed altre notizie consulta le relative sezioni su www.targatosa.it.